lottato per la libertà della nostra patria e per avere con questo mezzo contribuito, nella possibilità delle nostre forze, alla grande causa comune. È difficile per uomini che hanno sempre vissuto in un mondo libero comprendere quale sia stata la vita di una parte degli italiani in questo ventennio. Abbiamo vissuto tanti anni tristi e duri, abbiamo visto cadere accanto a noi o imprigionare fratelli e compagni di lotta, abbiamo vissuto giorni di angoscia e di pericolo, ma soprattutto abbiamo sofferto la mancanza della luce della libertà e della verità. Ora questa libertà l'abbiamo conquistata ed anche meritata. Il prezzo è stato duro, intorno a noi distruzioni morali e materiali. Ma noi guardiamo all'avvenire con fede perché conosciamo le forze migliori del nostro paese, perché conosciamo gli uomini e le donne che tutto hanno donato per la causa della libertà e tutto doneranno per l'opera grande di ricostruzione. Ma noi conosciamo anche quali sono state le sofferenze e i sacrifici del popolo inglese in questa guerra. Molti dei suoi soldati hanno lottato duramente sul nostro suolo contro il nemico comune, molti sono caduti. Noi ricorderemo tutto questo con commozione, riconoscenza e ammirazione. Sappiamo che tocca a noi giovani cancellare, far dimenticare quanto male il fascismo ha fatto agli altri popoli. Che da tanta sofferenza comune nasca per l'umanità un nuovo giorno di fratellanza e di comprensione reciproca e che il nostro paese possa contribuire con il suo lavoro e la sua intelligenza per la vita di un nuovo mondo libero e felice. Milano, 29 settembre 1945. Enrica Filippini Lera, Vera Michelin Salomon. Grazie di essere qui con noi per parlare di una vicenda della resistenza italiana che coinvolge questi ragazzi che si chiamavano Vera Michelin Salomon, che è qui con noi questa sera, il fratello Cornelio, Paolo Buffa, Paolo Petrucci e Enrica Filippini Lera. La vicenda che riguarda questi cinque ragazzi, Manuela ci ha letto questa lettera che abbiamo appena ritrovato negli archivi inglesi nel fascicolo appunto riguardante Enrica Filippini Lera, quindi è una lettera inedita che ieri anche con molta sorpresa e spero con molto piacere ha riascoltato la nostra Vera. È una vicenda che in realtà va fuori i confini della nostra città, cioè non è solo un episodio della resistenza romana, che per quanto importante la casa di via Buonarroti, soprattutto per l'impegno diretto di Enrica Filippini Lera, che era già iscritta al Partito Comunista clandestino dal 1939, e poi soprattutto con il rientro successivo di Paolo Buffa e di Paolo Petrucci il 16 gennaio del 44 in missione come agenti della Number One Special Force, servizi segreti britannici, era sicuramente un luogo sorvegliato e molto importante per la resistenza romana. Su questo punto abbiamo raccolto per esempio testimonianze che ci dicono chiaramente che era direttamente Aldo Natoli ad interessarsi della sicurezza di questa casa e dopo il rientro dal sud dei due ragazzi è stato direttamente Aldo Natoli a far ripulire l'appartamento da materiale clandestino. Perché è importante oltre la nostra città? Beh, intanto c'è l'episodio in cui sono
di cui sono protagonisti Paolo Buffa, che stasera abbiamo qui con noi come testimone il nipote di Paolo Buffa, Massimo, che poi ci racconterà qualcosa di questa famiglia. Paolo Buffa e Paolo Petrucci, insieme ad Aldo Sanna, Aldo Sanna era stato uno dei ragazzi della nuova generazione che negli anni 30 inizia questo percorso, che poi lo porterà, ragazzi guidati peraltro da Bruno Sanguinetti, inizia questo percorso che lo porterà alla formazione del primo gruppo, diciamo, di giovani nuovi che entrano nella Resistenza, affiliati al Partito Comunista. L'11 settembre loro partono per il sud. Roma è occupata dai nazisti, hanno partecipato in forme diverse, in particolare Paolo Petrucci come sottufficiale dei granatieri ha combattuto a Palidoro, poi sembra che ha avuto anche un passaggio nella battaglia di Porta San Paolo, però su questo non ho avuto documenti e testimonianze certe. Insieme partono l'11 da Roma, attraversano le linee e, come tanti altri ragazzi, vanno al sud con la speranza di potersi armare e rientrare poi tra le linee per combattere contro i nazisti. Al sud trovano una situazione assolutamente problematica: i comandi badogliani non avevano nessuna intenzione di organizzare questi gruppi combattenti, che peraltro erano stati anche richiesti e incentivati con la sua autorevolezza da questo manifesto di Benedetto Croce, e il comando di questi gruppi combattenti doveva essere affidato al generale Pavone. Questo progetto fallisce, nessuno nei servizi americani, nei servizi inglesi, né Badoglio, insomma, vedono di buon occhio questi giovani armati, che peraltro poi chiedevano di andare in missione, quindi di rientrare tra le linee. Era una grossa fase di incertezza, però è stata una fase anche in cui tante energie positive sono andate perdute. Veramente questo è stato un momento in cui si potevano organizzare dei gruppi armati, farli rientrare con magari il compito di addestrare i gruppi partigiani già presenti sul territorio, e sicuramente avrebbero potuto svolgere anche dal punto di vista militare un ruolo molto importante. Il fallimento di questa iniziativa conduce Paolo Buffa, Paolo Petrucci ed Aldo Sanna a Napoli, e lì c'è il loro incontro con Jaime Pintor, con Aldo Garosci. Jaime era scappato da Brindisi, nauseato dai comandi badogliani, e insieme questi ragazzi decidono, perché era l'unica possibilità loro rimasta, di arruolarsi nei servizi inglesi. Quindi entrano nelle Number One Special Force, vengono tutti arruolati il 15 novembre del 43, così risulta dai documenti che ho avuto dagli archivi inglesi. Quindi ufficialmente il 15 novembre inizia il loro lavoro con le Special Force. Vengono ormai si è scritto che succede? Scarica il pin. Quindi insieme a Jaime, ad Aldo Garosci e ad altri due ragazzi, io dai documenti non sono riuscito a capire bene chi fossero gli altri due, probabilmente c'era anche Aldo Sanna, ma i nomi
di copertura appunto non sono riuscito a individuare queste persone, e c'è il primo tentativo del 1° dicembre 1943 di rientrare a Roma, e a Castelnuovo al Volturno incappano in una mina messa durante la notte, il campo era minato dai tedeschi. Jaime Pintor muore a 24 anni mentre tentava di rientrare. Quindi la missione fallisce, Paolo Buffa e Paolo Petrucci rientrano a Napoli. A questo punto seguono un addestramento particolare, perché attraversare le linee non era più possibile, vengono inviati a Ischia dove fanno un corso da paracadutisti e si preparano per il rientro a Roma. Ora, di questo periodo, è quella di Paolo Petrucci, abbiamo un'ultima lettera scritta da Paolo Petrucci a Sergio Buffa, il padre di Paolo e di Massimo e fratello di Paolo. Questa lettera, peraltro, e poi questo sarà un regalo particolare che farò a te, perché ho trovato l'originale, anche se in fotocopia, scritto su 4-5 bigliettini con questa grafia molto bella di Paolo Petrucci. Lettera di Paolo Petrucci a Sergio Buffa. Dintorni di Brindisi, 8 dicembre 1943. Caro Sergio, ti ricordiamo spesso e con vivo rimpianto per quel passato che, pur essendo vicino nel tempo, è ormai così impressionantemente lontano da noi e svanente nella nebbia dei ricordi come un miraggio, sempre più esasperantemente tenue e diafano. Sono così pochi i ragazzi che ti somigliano, che la tua compagnia ci farebbe veramente bene. Paolo, di quando in quando, non sempre, grazie alla sua forza di autocontrollo veramente eccezionale, si chiude in un triste silenzio, e allora credo di indovinare che, pensando a te, è assalito da tante indefinite preoccupazioni. Che cosa sarà di te? Quale speranza possiamo nutrire sul comportamento del governo nazista, che con il suo stolto misticismo guerriero può fare qualunque cosa? Qui invece si respira un'aria molto più balsamica. Qui si ragiona con la mente e con il cuore, e per la vita umana e la libertà civile si ha un tale rispetto che la miserevole inferiorità dei governi subiti risulta evidente e penosamente umiliante. È ora di finirla. E per raggiungere il radioso miraggio di un'umanità migliore e rinnovata, la vita è anche poca cosa, benché nulla al mondo sembri valere quanto la vita. La nuova avventura che ora viviamo si svolge nelle maniere più strane e impreviste. La nostra volontà è come annullata nella volontà del destino, al quale ci siamo dati con cosciente abbandono. Ne siamo felici, e solo con molta saggezza e serenità riusciamo a temperare ragionevolmente il desiderio di agire per il nostro ideale, che ci ha preso e ci tiene come una febbre ardente. Questa febbre cederà alla pace solo quando avremo raggiunto la sacra città, che ci risplende allo sguardo ossessionante come un meraviglioso incubo. Oggi abbiamo fatto il primo lancio nel vuoto, cioè la prima prova col paracadute. Paolo e io ci siamo gettati quasi contemporaneamente. Credo che le nostre impressioni siano affini. Prima quel precipitare vorticoso nel vuoto improvviso, poi quel rinascere mirabile di forza e fiducia quando il paracadute, turgido d'aria, si libera trionfale come un immenso fiore, ed il piacere tra fisico e spirituale d'un completo bagno d'aria e di luce ti penetra in ogni fibra. E infine l'atterraggio, sensazione spiacevole quando non massacrante. Quando si atterra si è sempre perlomeno seccati e doloranti, anche se l'operazione la si è svolta osservando ogni primizia prevista dalla tecnica moderna. È come ritornare alla realtà dopo un sogno fugace, l'essere librato fra terra e cielo dà quasi la sensazione della semidivinità. E se fossi certo che la morte significa vagare sospesi nell'aria in questo modo, quasi non mi dispiacerebbe di interrompere la vita. Va tutto bene,
per l'ideale si fa questo ed altro, ma lo stesso Paolo continua a sognare nostalgicamente il suo laboratorio ed io il mio tavolino. Eppure sembra un paradosso, ora facciamo anche i paracadutisti per conquistarci il diritto alla biochimica e alla poesia. Ma ritorneremo anche dopo molte peripezie. Ulisse ne vide di più brutte, eppure ritornò al fine alla pietrosa Itaca, malgrado gli infiniti guai, le opulente imbandigioni dal Cinoo e il delizioso talamo di Circe e Calipso, non è però il nostro caso. Caro Sergio, come mi dispiace che siamo costretti a rimandare a miglior tempo le nostre care abitudini di studiare insieme. Quanti pensieri ci potrebbero nascere ora leggendo i poeti. Ma forse è meglio. Il travaglio spirituale del nostro tempo ci avrà resi più degni di accostarci a quelle fonti divine. Caro Sergio, Paolo ed io certamente, grazie all'amicizia e alla comune sorte che ci affratellano, giungeremo alla meta sognata. Ma se ciò non fosse e non ti dovessi più rivedere, ricordami, ti prego, come un buon amico affettuoso. Io conservo di te un tale ricordo di intelligenza e di bontà che vorrei tu serbassi uno uguale di me. Saluta per me i miei cari, ti prego, e Vera, e tutti i nostri amici. T'auguro ogni buona cosa e ti abbraccio con tutta l'anima. Paolo Petrucci. Beh, malgrado sono diversi anni che ho questo materiale sulla mia scrivania, sento sempre un po' di emozione poi al riascoltare queste parole. E dalla lettera si evince chiaramente che cosa intendevamo con questa espressione utilizzata da Jaime Pintor, il fatto che una generazione, cioè, si trovi ad un certo momento a vivere in un mondo inconciliabile. Ecco, qui abbiamo Paolo Petrucci, laureato in lettere, amante della poesia, della letteratura e della musica. Petrucci si era peraltro laureato con Natalino Sapegno, quindi aveva partecipato qui alla Facoltà di Lettere di Roma e aveva conosciuto il meglio di questa facoltà degli anni 30, aveva studiato con Carlo Salinari, con Mario Alicata, veramente era un gruppo di ragazzi eccezionali con un grande avvenire e la loro prospettiva era solo quella di studiare, questa era la loro passione. Paolo Buffa era ancora uno studente di medicina, forse quando inizia questa storia era al terzo al quarto anno e aveva iniziato gli studi di medicina con molto ritardo. Sia il Buffa che Michelin Salomon provenivano da famiglie di ufficiali dell'esercito della salvezza, sono originari di Torre Bellice, quindi erano figli di una famiglia di pastori protestanti, e avevano giusto il necessario per vivere. In particolare i Buffa erano sette fratelli, consuetudine tra gli ufficiali dell'esercito della salvezza cambiare città ogni 2-3 anni, per cui questi ragazzi non avevano proprio avuto la possibilità di studiare. Si erano tutti dovuti mettere a lavorare piuttosto presto, in particolare poi nel 38, quando si trasferiscono qui a Roma, vengono a lavorare qui in via degli Apuli all'albergo del popolo, prima che venga chiuso dopo il 1940 dal regime fascista. E Paolo Buffa, con una grossissima tenacia, con una grande forza d'animo, decide comunque di continuare gli studi pur lavorando, riesce a prendere il diploma al liceo scientifico Cavour e in età ormai era piuttosto grandicello, forse intorno ai 30 anni, sì, anche, no? Si iscrive a medicina. Nel dopoguerra diventerà uno dei più importanti patologi generali,
e quindi diventerà un ricercatore, insomma, di primo piano. Ecco, questi ragazzi con queste passioni, con questi interessi si ritrovano a dover fare il corso da paracadutisti, a dover imbracciare le armi, a doversi impegnare in queste missioni così rischiose, cioè a confrontarsi con un mondo e con delle esperienze lontanissime da loro, dalla loro formazione. E in questo c'era poi anche come dire, l'aspetto affettivo. Lo zio Paolo aveva già da tempo un lungo rapporto con Enrica, che era rimasta a Roma in via Buonarroti con Vera e con Cornelio, e mentre si addestra a Ischia, in via, tra le tante lettere inviate ad Enrica, abbiamo scelto questa lettera che adesso Manuela ci legge, perché credo che sia quella che dia un quadro veramente esatto dell'afflato e della forza morale di Paolo Buffa. 24 novembre 1943, dall'isola di Ischia. Piccola mia, mi rimangono poche ore di tranquillità, perché da domattina probabilmente comincerò a vivere totalmente in comune con i partecipanti alla grande prova, e voglio passarle accanto a te, mia cara compagna. Vorrei poterti raccontare tutto quanto ho passato da quando ci siamo lasciate, ma non ce la faccio. Però almeno voglio che tu sappia che ho avuto esperienze dure e amare, come tutti del resto, che mi hanno insegnato tante cose. È duro, piccola mia, constatare che c'è tanta poca solidarietà umana nel nostro popolo e sentirsi profughi nel proprio paese. Molto spesso in questi tempi abbiamo parlato tra noi della sorte della nostra generazione, e in particolare di quella dei pochi giovani, tanto pochi, sai, che si discostano dalla massa per minore incoscienza ed egoismo. Proprio si stringe il cuore al pensiero di tante possibilità distrutte, ma non pensiamo a questo. Dopo diversi tentativi infruttuosi, finalmente siamo riusciti a costituire un piccolo gruppo per andare oltre le linee ad organizzare e distruire partigiani per la guerriglia. Per questo scopo siamo stati condotti nell'isola di Ischia, in un luogo appartato, per compiere il necessario allenamento. Così nei giorni scorsi mi avresti potuto vedere maneggiare esplosivi di vario genere, sparare con fucile mitragliatore, strisciare nella notte sotto le stelle, nella bufera. Insomma, mi avresti veduto fare con diligenza e buona volontà ogni sorta di azioni militari, in buona parte ripugnanti. So che vi è un elevato numero di probabilità di perdere la vita, e che in ogni modo sarà una prova durissima e dolorosa. Pure ho deciso di affrontarla, perché tale è il dovere, non verso l'umanità come assieme di uomini, ma per l'umanità, cioè per quei pochi che soli vivono. Se non cadrò, forse mi sentirò riscattato e degno di vivere. Se andrà altrimenti, la coscienza di non essermi sottratto al dovere mi aiuterà ad affrontare la prova suprema. Però, piccola mia, che sofferenza sentire schiantati e devastati anche i più intimi legami sentimentali che rendono l'esistenza sopportabile. Ho spesso tanto pensato a te e ti ho tanto desiderata. Darei non so che cosa per vederti un momento, rassicurarmi e rassicurarti. Mi sostiene molto il pensiero di rientrare a Roma con i primi, e forse prima. Se non ci dovessimo più vedere, ti prego di perdonarmi tante cattiverie che ti ho fatto, specialmente a causa del mio carattere, orgoglioso ed aspro. Anche se tante volte ho sbagliato, pure alla fine ho sempre cercato di agire per il meglio. Sappi che tu sei stata per me l'unica. Ti ringrazio per tutto il bene che mi hai fatto e per tutto l'aiuto che mi hai dato per farmi raggiungere le mie aspirazioni. Hai bruciato tanto per me. Sono certo che non perderai il senso della vita così forte in te. In fondo, piccola mia, siamo stati ben fortunati di poter vivere e soffrire insieme per tanto tempo. Ti ricordi le nostre lunghe camminate tenendoci per mano? Continua il cammino, ti accompagnerò. Paolo. Grazie.
arrivavano le lettere e le riflessioni di ragazzi che si stavano addestrando e preparando per rientrare a Roma per fare la guerra contro i nazisti. E, riescono. Quanti anni aveva quando scritto? Beh, Paolo Buffa era il più grande, aveva lì circa 30 anni. Paolo Pelucci ne aveva 25-27. E Paolo Pelucci era del 17, quindi qualche anno fa, ma 43. E loro rientrano a Roma con questa missione, dopo il fallimento della missione con Jaime Pintor del 1 dicembre, rientrano il 16 gennaio del 44. Poi su questi episodi magari si soffermerà più Vera, vanno nella casa di Enrica Filippini, appunto in via Buonarroti, e a questo punto il gruppo dei cinque ragazzi dal 16 gennaio 44 vive, sono tutti nella casa di via Buonarroti, iniziano i loro contatti con la resistenza romana. Il compito di Paolo Buffa e Paolo Pelucci era appunto quello di addestrare i partigiani, avevano portato dei fondi anche che consegnano al CLN, e il loro rientro il 16 gennaio era aspettato a Roma perché era stato già anticipato da Aldo Garosci, che era rientrato il 12 di dicembre. In questo quindi iniziano il loro lavoro clandestino, soprattutto tra gli studenti, fanno insieme a Vera anche volantinaggio nelle università e nelle scuole, e proprio in seguito ad uno di questi volantinaggi viene individuata Vera, non si sa come riescono a conoscere il suo cognome. Michelin Salomon è un cognome che in questo periodo insospettisce molto, probabilmente quel Salomon ha fatto pensare alla spia Federico Scarpato, alias agente Fritz, che potesse essere un'ebrea, sugli ebrei c'era una taglia, e quindi il 14 febbraio le SS guidate dalla spia Scarpato si presentano in via Buonarroti e arrestano tutte e cinque i ragazzi, che vengono portati in via Tasso, in realtà solo quattro, Enrica il giorno stesso viene poi portata a Regina Coeli, mentre Vera, Cornelio e i due Paoli rimangono per una settimana a via Tasso, li subiscono gli interrogatori di rito, fortunatamente non molto feroci nei loro confronti, magari insistenti, ma non hanno subito violenze, e dopo una settimana vengono portati nel terzo braccio tedesco di Regina Coeli, in attesa di un processo, perché poteva accadere anche questo durante l'occupazione nazista. Per alcuni casi, magari considerati non tra i più difficili, si poteva svolgere anche un processo. Il tribunale era in via Lucullo, alle spalle dell'ambasciata americana, dove i cinque ragazzi vengono portati il 22 marzo a mattina. Vera e Enrica, per salvare il salvabile, si addossano tutte le responsabilità e vengono condannate a 3 anni di carcere duro da scontare in Germania, mentre i tre ragazzi vengono considerati, giudicati innocenti. Rientrano in carcere, il 23 c'è l'attacco dei GAT centrali a Via Rasella, il 24 scatta la rappresaglia delle fosse ardeatine, Paolo sotto falso nome di Pietro Paolucci viene prelevato con i 335 e condotto
alle fosse ardeatine dove verrà ucciso. 335 uomini. Nel primo pomeriggio del 24 marzo vennero prelevati dalle celle del terzo braccio di Regina Celi e dalla prigione di Via Tasso. 75 di loro erano ebrei, colpevoli solo di essere ebrei. Tra loro un intero nucleo familiare, i di Consiglio. Caricati sui camion, vennero trasportati alle cave di Pozzolana sulla via Ardeatina. Arrivati sul posto, vennero fatti scendere con le mani legate dietro la schiena e portati a gruppi di 5 all'interno delle cave. Vennero fatti inginocchiare, uno ad uno, ed uccisi con un colpo di pistola alla nuca. Uno ad uno. Padri, figli e fratelli, uno accanto all'altro. Uno ad uno si sono visti morire, uno accanto all'altro, 335 vittime innocenti della barbarie nazista. Questa è stata la risposta nazista all'azione di guerra fatta il giorno precedente dai GAP centrali in via Rasella, dove avevano trovato la morte 33 soldati dell'undicesima compagnia del terzo battaglione SS Polizei Regiment Bozen. Ad uno scontro militare tra due eserciti regolari in guerra, i GAP erano inquadrati nelle Garibaldi e facevano parte del CLN, i nazisti risposero vigliaccamente con l'uccisione di 335 civili, nella proporzione di 1 a 10. Per errore ne uccisero 5 in più. Fuori dalle cave i motori dei camion rombavano a tutta forza per coprire il rumore degli spari. A Regina Celi, moglie e madre erano in attesa di ricevere il pacco della biancheria sporca e se ne tornarono a casa sconsolate. Sui loro volti di popolane scorrevano rivoli di lacrime. Forse Paolo sapeva. Forse aveva intuito cosa stava per accadere. Sceso dal camion, ormai certo del suo destino, forse guardò i suoi assassini. E in quei volti rivide l'artigliere e la carinzia mentre moriva stretto tra le sue braccia. Rivide il volto sofferente del sergente Mor mentre emetteva l'ultimo rantolo di supplica alla madre. Lo teneva stretto a sé il suo sergente. Era la prima volta che vedeva morire un amico. Rivide i volti smarriti dei suoi soldati mentre seppellivano i convivitoni schiacciati dal camion. Paolo guardava e ricordava. Ora avrebbe tanto desiderato sentirsi soffocare da quel caldo africano. Incolonnati, i prigionieri avanzavano lentamente verso le grotte. Forse, Paolo alzò lo sguardo verso l'ultimo raggio di sole dietro la collina. Il mare, a ovest c'era il mare, a quell'ora già invaso da una luce rossastra. E rivide Trieste, il lungomare, lui bambino che correva tra i moli del porto. Che grande festa era allora la vita. Respirò profondamente e sentì l'odore di salsedine calargli fin dentro i polmoni. La colonna avanzava, tra pianti e lamenti. L'entrata della grotta era vicina. All'interno si vedevano fasci di luce tremolanti, provenienti da fari portati sul posto dai nazisti. Ora i prigionieri potevano udire distintamente gli spari che si susseguivano, uno ad uno. Un padre ebreo tentava di fare coraggio al figlio impaurito. Paolo era solo. Solo con il nonno Karl Lendorf in quell'ultima estate trascorsa da bambino in carinzia. Rivide la vallata, sentì l'odore delle stalle e il sapore del latte appena punto. La fila di Paolo era entrata nella grotta. Lo spiraglio di luce che ancora riusciva a intravedere nel deserto africano ora non filtrava più. Era calata l'oscurità. Ombre di noi stessi, ecco cosa siamo, ombre di noi stessi. Probabilmente Paolo ripeteva questa frase che aveva scritto nel deserto africano mentre guardava le ombre degli uomini proiettate sulla parete della caverna dagli enormi fari. Dov'è la luce? Dov'è la verità? È questa la verità? Si chiedeva mentre vedeva morire i due uomini che lo precedevano. La caverna, le ombre, la verità. Possibile che l'unica verità sia la morte? Ombre di noi stessi, ripeteva. Fatto salire sul mucchio di cadaveri, inginocchiato, pronto a ricevere il colpo di rivoltella alla nuca, forse. Paolo rivide per un'ultima volta la madre accendere il fuoco nel camino, il padre, allegramente indaffarato con i suoi quadri,
e il piccolo Gianfranco che rotolava in terra e lo chiamava a sé. Questa è la verità. Forse è stato questo il suo ultimo pensiero, e sul suo giovane volto si insinuò un leggero sorriso. Così finiva la giovane vita di Paolo Petrucci. Bene. Cercherò di essere a questo punto brevissimo per dare la parola a Massimo e a Vera. Volevo solo condurvi fino alla partenza di Vera ed Enrica per la Germania. Dopo le fosse, il prelievo dei prigionieri per le fosse ardeatine, naturalmente i quattro ragazzi rimangono a Regina Coeli. A metà aprile, che era il 22 aprile, sì, verso la fine di aprile del 44, parte da Roma l'ultimo trasporto per la Germania e Vera ed Enrica quindi partono con questo convoglio per essere trasferite nel carcere femminile di Ajčak, dove verranno poi liberate da Paolo Puffa, dagli americani, poi arriverà, brava, sì, Paolo Puffa, che li porterà in Italia nel maggio del 45. Io credo che più o meno la storia, dal punto di vista storico, l'ho raccontata tutta, quindi non ci rimane a questo punto che dare la parola prima a Massimo Puffa, nipote di Paolo e figlio di Sergio Puffa. Grazie Massimo, io sono venuto molto volentieri. Mi dispiace non essere venuto ieri, ma insomma recupero oggi e con grande entusiasmo, perché ho apprezzato tantissimo questo lavoro che permette di conoscere realmente tutti questi personaggi, nel senso che io sono cresciuto ovviamente in una famiglia in cui gli echi della guerra, sono nato nel 53, non potevano non esserci, sia nella storia di mia madre, che ha perso un cognato in un bombardamento fatto dagli americani, sia ovviamente da parte di mio padre, che era fratello di Paolo. Ma un po' la natura schiva, qualcuno dice che sia di dedicazione valdese, sicuramente è una caratteristica della nostra famiglia, diciamo una sorta di understatement, no? Come si direbbe oggi. In più, probabilmente la cosa più importante, il processo di rimozione post-traumatica, perché se è vero, come mi è stato testimoniato da mamma, che un papà è andato a riconoscere le spoglie mortali di un amico di famiglia come Paolo Petrucci, penso che una marcatura così forte, oltre a tutti gli orrori visti, i ganci con i partigiani appesi lungo i viali delle località del nord, insomma tutti gli orrori che naturalmente hanno marcato la loro giovinezza inevitabilmente. Quindi il tuo lavoro è stato prezioso, perché abbiamo conosciuto le persone e sono venute fuori le persone a tutto tondo, compreso l'aspetto appunto sentimentale, emotivo, cioè la chiusura, la quadratura.